scommessa vinta, anche se essendo un esperimento è anche una porta aperta verso l'imprevedibile, quindi non è un caso che il mondo, lo dico senza nessuna piaggeria, ma il mondo ci sta guardando la BBC, dai lettori attorno, ci stanno guardando i media, i giornali, i blog dalla Cina, dal Brasile, agli Stati Uniti. Perché? Perché è la prima volta che l'architettura porta alberi di 2, 5, 7, 9 metri a 50, 80, 100, 120 metri di altezza e sperimenta una coabitazione tra alberi umani inedita. Per ogni abitante ci sono due alberi, una decina di arbusti e decine di piante. Sono 21.000 nel complesso, tra piante, arbusti, alberi, rampicanti, perenni. Interessante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, perché comunque avere un ecosistema in cui le foglie degli arbusti, quelle degli alberi, quelle dei rampicanti si fondono, anche se in modo discontinuo, significa produrre ossigeno, assorbire CO2, ridurre l'escursione termica tra interno e esterno, assorbire le polveri sottili delle automobili. Io ho lavorato in gruppo con dei botanici, degli ingegneri strutturali, degli impiantisti, degli etologi straordinari, senza cui non avrei potuto fare nulla. Perché molte delle soluzioni tecniche per fare e per raggiungere questa sfida sono state superate grazie a loro. Siamo stati in Florida, nella Galleria del Vento, a testare la capacità, secondo un sistema brevettato, di ancoraggio delle radici ai vasi, di resistenza di diverse tipologie di alberi. Abbiamo studiato un sistema di recupero delle acque di prima falda, per cui questi fattori funzionano come degli alberi. Recuperano l'acqua di falda e la rimettono poi una volta dopo che è passata nei sistemi di irrigazione. E abbiamo lavorato con i botanici, con Laura Gatti, con Emanuela Borio, con una grandissima attenzione a selezionare pianta per pianta in base alla posizione al sole, all'umidità, alla ventosità. Gli alberi hanno una straordinaria capacità di crescere adattandosi all'ambiente in cui si vengono a trovare, perché banalmente non possono emigrare. E queste proprietà, queste capacità non sono conosciute nel mondo dell'ingegneria strutturale per lo più. Quindi il dialogo con gli ingegneri strutturisti è stato fondamentale da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto e abbiamo imparato entrambi, perché questo è forse la prima volta in cui l'albero, con le sue esigenze, con le sue peculiarità, è stato messo al centro del processo di progettazione. Circhemont non è un architetto, è un paesaggista straordinario. E io lo dico con grande sincerità, ero preoccupato del suo giudizio, tant'è che in questi anni, pur conoscendo Gilles, non gli avevo mai raccontato il progetto, ma è venuto a fare una lezione, tra l'altro strepitosa, al Politecnico, e allora ho detto, beh, senti, vieni a vederlo. E lui è stato davvero, per me, incredibile, nel senso che ha detto quello che io pensavo, cioè ha detto questo è un progetto, una cosa che non si è mai fatta nella storia della città. La cosa che mi piace di più è il modo in cui si è riuscito a far sì che l'architettura non si imponesse rispetto alla natura vegetale, che è vero il senso di questo progetto, dal punto di vista architettonico è un progetto molto sobrio, diciamo così, non ha nulla di straordinario. La cosa straordinaria sono le piante, le foglie, i rami, gli alberi, i frutti, e questa cosa retta da lui mi ha fatto un enorme piacere.